come e quando prendere una decisione. Si dice che una persona di successo prende una decisione rapidamente e molto difficilmente nel tempo molla quell'idea. Bene, il più delle volte è così, ma attraverso questo video voglio darti alcune strategie, alcuni suggerimenti per far sì che anche tu puoi allenare quel muscolo nel quale ti aiuterà a decidere più velocemente e rapidamente. Intanto, una delle prime cose da fare è prendere delle piccole decisioni quotidiane, capire che nonostante tutto, comunque tu decidi, anche quando non decidi. Decidi se prendere o non prendere un caffè, se prendere un frullato oppure vestire di un colore in un altro colore. Anche quelle sono piccole decisioni che ti aiutano e ti allenano a prendere delle decisioni importanti. Un altro fatto molto importante, non so se mai, ti è mai capitato di sentire magari una persona della tua famiglia, un anziano, tuo nonno ti ha detto la notte porta consigli. Sì, proprio così. Il più delle volte rimaniamo avvolti, coinvolti da quella decisione che dobbiamo prendere rapidamente, ma la notte porta consiglio. Sì, perché quando vai a letto è importante svuotare i tuoi pensieri, allontanare tutti i tuoi problemi e chiedere alla tua parte più profonda, alla tua creatività di guidarti durante la notte o durante il giorno nel darti i giusti suggerimenti e darti i giusti consigli. È proprio così. E magari durante il giorno ti arriveranno delle intuizioni, delle idee, dei suggerimenti che ti guideranno passo dopo passo nel fare le scelte, quelle scelte più importanti per te. E poi un altro aspetto molto importante, in questo momento, al di fuori di questo studio, c'è un temporale molto imponente. E osserva la natura. C'è la tempesta, ci sono gli uragani, i cicloni, ma ci sono anche le belle giornate, il sole, il cielo senza nuvole. È lì che ti voglio portare, dove c'è un cielo senza nuvole e c'è un orizzonte infinito, dove puoi portare calma nella tua mente. È da lì che puoi iniziare a comprendere le tue emozioni. È lì che puoi entrare dentro di te, nella tua profondità, nella tua unicità, nella tua identità, quella unica capacità di esprimere realmente ciò che è importante per te. Quindi entra nelle tue emozioni. Se devi prendere una decisione, ascolta innanzitutto le tue sensazioni del tuo corpo. Che disagio ti sta dando quella decisione, se devi prendere una decisione? Oppure senti un'emozione che hai voglia di affrontare quella realtà, che hai voglia di affrontare quell'ostacolo, che hai voglia di affrontare quel percorso. E poi, come ultimo aspetto, se proprio proprio arrivi a un punto che i dubbi coinvolgono completamente la tua vita, ti fermi, respiri e ti stacchi completamente da tutto. Magari prendi un giorno, una pausa, e puoi dire alle persone che magari hanno bisogno di sapere quella risposta da te. Magari gli puoi dire, ne parliamo nelle prossime ore, ne parliamo nelle prossime giornate, e lì entri in contatto col tuo cuore. Ecco, questa è un'altra fase molto importante. Quindi mi auguro che attraverso questi video puoi apprendere e comprendere rapidamente alcune tecniche, alcune strategie che vengono utilizzate nel coaching e attraverso anche il mio metodo che utilizzo molto di frequente con le persone che magari fanno fatica a prendere delle decisioni o devono comprendere quali scelte fare durante la giornata. Bene, se ancora non l'hai fatto, puoi iscriverti attraverso questo canale. Qui c'è un tastino rosso, iscriviti, c'è una campanellina, così ti arrivano anche delle notifiche e vedrai dei video di formazione e video di motivazione. E poi stiamo inserendo tanti altri video utili alla crescita personale e professionale. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!